Ricordando Antonio Russo, siamo in compagnia eh, di Marco Perduca, che eh, all'epoca era rappresentante all'ONU per il Partito Radicale, che ricordiamo era uno dei soggetti eh, quasi di consulenza dell'ECOSOC, in qualche modo aveva una certa eh, rappresentatività, se così vogliamo dire, era importante. E poi vedremo, questa importanza appunto gli causò. Alcuni guai perché? Perché Antonio Russo, che era giornalista, ma come abbiamo anche detto nelle altre interviste, era qualcosa di più: raccoglieva informazioni, date in quella temperiera e a suo rischio e pericolo. Raccolse dei dati e poi, poi Marco Perduca eh, recentemente ha ricostruito tutta una vicenda che probabilmente anche per quei dati che sono stati raccolti si sviluppò e vide il Partito Radicale eh, in un sott'attacco, se così possiamo dire. Io passo subito il microfono a Marco Perduca per una ricostruzione più diciamo, eh, approfondita e puntuale, ovviamente citando poi un libro che ha scritto, adesso dirà lui bene, eh, ovviamente l'autore è lui e anche l'editore. Grazie. No. Eravamo sotto attacco dalla Russia... In quanto radicali già da molto tempo le attività che eh, il Partito Radicale aveva avviato nella, alla, nella fase finale dell'Unione Sovietica di promozione dei diritti umani, di libertà politica, di libertà di stampa contro il militarismo e anche contro il, il proibizionismo avevano fatto classificare anche per una Mosca che si stava spostando verso la libertà, la democrazia. Il, I radicali, e erano molti all'epoca, avevamo anche decine di parlamentari iscritti all'inizio degli anni 90 al Partito Radicale, facevano parte del Consiglio Generale come un gruppo sicuramente, ehm, oltre che radicale, anche di frontiera, eh, che aveva il coraggio di portare al, al, all'ordine del giorno del dibattito politico temi che anche i più eh, liberali in Russia facevano fatica a includere come questioni sulle quali eh, concentrarsi. Quindi diciamo che la reputazione dei radicali a Mosca era sempre stata di un certo tipo. Era andata peggiorandosi con l'arrivo di Putin e in particolare con eh, il rilancio di quella che poi avremmo saputo sarebbe stata chiamata la seconda guerra in Cecenia, eh, che eh, Putin stesso aveva orchestrato sulla base di eh, un, necessarie misure virgolette, antiterroristiche. Lanciate nella Primavera per l'appunto proprio del 2000 a seguito di una serie di attentati occorsi in diverse città russe. Il Partito Radicale, che comunque negli anni 90, a metà degli anni 90, durante la prima guerra del Ceceni, aveva organizzato manifestazioni a Mosca ehm, contro eh, la presenza militare eh, del, dell'Armata Rossa, molto sgangherata però altrettanto molto potente eh, in, quel, in quella repubblica aveva um, sviluppato una serie di rapporti sia con i politici più democratici e liberali russi sia anche con, attraverso altri contatti, con i rappresentanti eh, del governo ceceno legalmente eletto nel 1997 e anche con dei loro parlamentari. Uno di questi eh, poté denunciare davanti alla Commissione dei diritti umani di Ginevra nel nell'aprile e maggio. Del 2000, eh, una serie di accuse eh, ben articolate beh, e altrettanto documentate, in cui eh, si eh, portava all'attenzione all degli stati membri dell'ONU il fatto che esistesse un piano ben eh, articolato con tanto di ordini e erano state fatte circolare delle fotocopie di documenti ufficiali del Ministero degli Interni russo, carpiti in maniera che non abbiamo mai scoperto come, ma comunque devo dire mai smentiti negli interventi di replica della Federazione russa in cui si voleva dimostrare che c'era una politica di espul continua espulsione dei ceceni dalla loro terra come aveva fatto Stalin, ma come purtroppo era accaduto negli ultimi 400 anni più volte con deportazione di massa, perché la Cecenia è e ancora oggi lo è, e se uno dovesse andare a fare una ricerca su internet mettendo Grosny eh, eh, 1994 e Grosny 2016 vedrebbe... Quanta ricchezza c'è oggi in Georgia? Ricchezza che deriva dal motivo per cui occorre che la, la Cecenia non si stacchi come hanno fatto le altre ex repubbliche sovietiche della Federazione Russa, perché c'è il petrolio, un petrolio di qualità sopraffina che non ha bisogno di troppa elaborazione per essere eh, raffinato e che quindi diciamo, costa molto meno eh, metterlo mer nel mercato. Quindi, da una parte alle Nazioni Unite parlava Akia Didigov, questo era il nome del parlamentare ceceno, dall'altra, però, c'era uno dei pochi giornalisti che quotidianamente, Antonio Russo, raccontava ai microfoni di Radio Radicale, ma ogni tanto anche con qualche agenzia internazionale perché si sapeva che c'era soltanto lui, il conflitto ceceno. Lo raccontava alle volte dalla Cecenia, altre volte dalle colline georgiane come racconta il film Cecenia, dove Antonio Russo viene interpretato da Gianmarco Tognazzi. Le denunce di Antonio Russo erano puntuali per quanto riguardava la quotidianità con cui venivano attaccati i villaggi, quindi con presenza solo civile, in particolare donne e bambini, da parte dell'armata russa. Ma Antonio, parallelamente a questa sua attività di reportage, Uh, aveva sviluppato una collaborazione con una serie di uh, organizzazioni non governative russe principalmente, sicuramente Memorial e anche con uh, giornalisti come Anna Politkovskaya o uh, uh, Alexandre uh, mi pare che così si chiamasse Babin per um, fare un lavoro di virgolette dossieraggio, cioè trovare le prove e le prove esistevano cioè esistevano dei video, esistevano delle testimonianze di impiego di armi non convenzionali intese sia come armi chimiche che avevano magari degli effetti non immediati sulla popolazione ma nel medio e lungo periodo li ammalavano, mettiamole così, in maniera irrecuperabile o uh, diciamo permanentemente ma anche di armi non convenzionali come le bombe a grappolo che l'armata russa Uh, sganciava sui villaggi eh, che ancora nel 2000 continuavano a resistere. A seguito della prima guerra in Cecenia, cioè 94-96, ehm, e, e, e la distruzione quasi totale delle grandi città, in particolare Grosni, la resistenza cecenia aveva abbandonato la parte metropolitana, se così la possiamo chiamare, della Repubblica e si era ritirata in montagna e da lì organizzava alle volte anche spostandosi in Dagestan e in Inguscezia, molto spesso riparando addirittura fino in Azerbaijan la resistenza, una resistenza che era qualcosa a metà fra la resistenza armata e la resistenza politica perché stavano cercando di tessere e noi cercavamo di aiutarli sia a Bruxelles, che a Roma, che anche a Washington, a, a mettere insieme un appello, tra l'altro, che non solo ponesse il problema generale della ricerca di pace, ma che lo ponesse sulla base della ricerca anche di una giustizia, perché un po' è uno slogan ventennale, venticinquennale del Partito Radicale, cioè che non vi può essere pace laddove non c'è giustizia, un po' perché in effetti c'era una sistematica violazione non solo dei diritti umani, ma anche del diritto umanitario internazionale, che sono le leggi che regolamentano i conflitti armati. E eh, quindi l'altra però c'era questo doppio binario, ma eh, un conto è fare proclami e appelli, un conto è poi avere la documentazione necessaria per rivolgersi a un'istituzione competente che avrebbe potuto fare delle indagini. All'epoca non esisteva la Corte Penale Internazionale, esisteva il Tribunale ad hoc per la ex Jugoslavia, nei confronti dei quali molto spesso venivano anche presentati uh, altri casi simili uh, uh, di violazione del diritto umanitario internazionale, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, non il genocidio in questo caso, anche se la polizia etnica poi è un nuovo modo di classificare modernamente il genocidio, ma dall'altra c'era il Consiglio d'Europa che aveva una serie di commissioni che stavano però facendo le loro indagini indipendenti, che avevano portato anche alla sospensione della delegazione parlamentare russa al Consiglio d'Europa, all'Assemblea parlamentare. e quindi occorreva portare, preparare un documento. Con Antonio Russo ci eravamo sentiti poche ore prima della sua morte, che erano anche poche ore prima del voto finale che sarebbe stato il, diciamo, la conclusione di questa sorta di processo che la Russia aveva attivato contro il Partito Radicale, perché avevamo fatto parlare un parlamentare ceceno che loro ritenevano essere invece uno degli emissari della resistenza terrorista. E, e, e ci eravamo sentiti eh, col suo telefono satellitare per eh, iniziare, una volta rientrato lui. In Italia e sarebbe dovuto rientrare veramente eh, dopo 48 ore quella di quella telefonata. Poi invece sarebbe stato ucciso il 16 di ottobre del 2000 e rientrato anch'io una volta finito questo voto. Un libro bianco da poi in inviare alla giudice Luisa Arbour uh, all'AIA, ma soprattutto poi da uh, distribuire a Strasburgo al Consiglio d'Europa e farne, diciamo. Uh, motivo, obiettivo e strumento di iniziativa politica. Purtroppo Antonio è stato trovato morto in circostanze che ancora oggi, bisogna dire così, eh, non sono state chiarite, ma è stato chiaramente ucciso dagli emissari di chi poi ha fatto scomparire tutte le prove che lui e anche altre associazioni come appunto Memorial stavano mettendo insieme e che hanno fatto diciamo dimenticare il conflitto ceceno in effetti di lì a poco oh, con la fine del 2000, i primi anni dell'anno successivo la Cecenia non era più un argomento ma perché in effetti era ormai stata comunque sconfitta la resistenza rimanevano presenze nei monti, eh, Mashkadov stesso che era l'ultimo presidente eletto Uh, sarebbe rimasto in comando di un piccolo gruppo, magari di quello più militarmente capace, di quello anche uh, più obbediente al diritto internazionale, ma poi sarebbe stato anche lui trovato morto perché qualche traditore aveva dato l'informazione ai russi sul suo rifugio e quindi è stato ucciso. La Cecenia è scomparsa, la storia della Cecenia è in fase di riscrittura. Totale perché eh, alcuni ceceni, uno era un compagno di scuola del nostro amico Idigov, sono stati messi a dirigere la Repubblica. Adesso c'è suo figlio perché il padre è stato ucciso in un attentato in uno stadio dieci anni fa. Eh, se si vedono le foto, appunto come dicevo prima, sembra di essere a Dubai e non in un paese che ha avuto una sanguinosa guerra per dieci anni, quasi con 250.000 morti. Ma non si è ancora riusciti a trovare il responsabile o il mandante né dell'omicidio di Antonio Russo né dell'uccisione di tutte queste persone. Probabilmente non è uno solo, c'è un, cioè un concorso di colpa, altrettanto concorre a, a concorso a far sì che non si sia trovata una soluzione al conflitto. La uh, distrazione, se la vogliamo chiamare così in termini diplomatici, della stampa internazionale e anche della politica europea. Solo Bill Clinton, a un certo punto, nel 1998, ebbe il coraggio di dire a Yeltsin quel che pensava sul conflitto ceceno durante una riunione dell'OSCE, eh, mi pare, in Turchia però di lì a poco la più famosa foto dei due insieme quando se la ridono grassamente diciamo, tolse qualsiasi possibilità di credibilità o di reputazione di questo tipo di accuse perché i due comunque erano amici. Ecco, Yeltsin ormai è imbalsamato da qualche parte, Clinton ha fatto tutto un altro percorso e traiettoria. La Cecenia oggi è pacificata ma non è detto che non continuino le violazioni dei diritti umani. Il libro racconta eh, sei mesi di attività del Partito Radicale, da, maggio, anzi, diciamo da aprile a, a ottobre del 2000, che eh, ruotano attorno a questa richiesta russa di espulsione. Del partito da questo status consultivo che ha dal 1995 col Consiglio economico e sociale dell'ONU. Si intitola Operazione Idigov, perché Idigov, appunto, come dicevamo, era il cognome di questo parlamentare ceceno che facevamo parlare, e è strutturato in, in tre sezioni. Inizia con la sbobinatura di una telecronaca, radiocronaca anzi, che Pannella chiamò pirata, che io feci eh, da quell'aula alle Nazioni Unite. In collegamento telefonico con Daniele Capezzone, che era negli studi di Radio Radicale, che fa un po', diciamo, racconta come i vari stati avevano preannunciato di comportarsi relativamente a questa richiesta russa di espulsione, si interrompe nel momento in cui si comincia a contare i voti, c'è un flashback di qualche, diciamo, 5 mesi in cui si racconta un po' l'antefatto, cioè come mai si era arrivati a questa richiesta di Russi e io in quelle 60 pagine racconto anche come il Partito Radicale partecipava alla Commissione dei diritti umani di Ginevra. Si conclude questo racco racconto del caso Sbelli con una pubblicazione molto estesa, una sorta di Wikileaks interno, cioè vengono pubblicate tutte le mail con cui da New York informavamo Roma, ma anche Bruxelles, della nostra attività di organizzazione del voto, quindi della resistenza, con nomi, cognomi, gli incontri fatti, le cose dette si allegano anche tutti i documenti che avevamo preparato come memorie difensive, ma anche le ulteriori accuse che la Russia elaborò. Uh, vistisi diciamo, di fronte a una nuova esperienza, i russi cercarono di rincarare la dose e andarono a recuperare sul sito del Partito Radicale le cose che maggiormente, secondo loro, avrebbero scioccato l'ONU. Da una parte, l'antiproibizionismo, la, perché la Russia riteneva che noi avremmo voluto legalizzare le droghe coi soldi delle narcomafie, perché avremmo sostituito lo stesso monopolista, oggi illegale facendolo diventare legale e quindi facendo gli interessi di reti eh, criminali transnazionali. Fu eh, tra l'altro svolantinata la foto di Marco Pannella vestito da Babbo Natale che distribuiva lascici, quindi non soltanto si voleva legalizzare ma dall'altra si volevano anche invogliare i bambini che con l'inganno venivano in qualche modo attratti. C'era ancora, cioè esatto, Pino Arlacchi, che era il direttore dell'Agenzia dell'ONU sulle droghe. Eh, dissero che eravamo a favore della pedofilia perché eh, alla Camera dei deputati era stato eh, organizzato un dibattito che più che di pedofilia parlava della proibizione totale dell'uso o comunque delle responsabilità indirette degli internet provider che avrebbero loro malgrado ospitato dei siti che avrebbero potuto far pensare a uno scambio di immagini o, di, o anche di diciamo, compravendita di, di bambini o di altro tipo di materiale. E uh, si insistette su questa ulteriore uh, attenzione del Partito Radicale a gruppi secessionisti facendo la lunga lista di tutti i terroristi, che, che, che non, terroristi non sono, ma che per gli stati, in particolare l, uh, la Cina e la Russia, erano cioè, i tibetani, gli uiguri, tutti i popoli oppressi con cui il Partito da sempre lavorava. E questo tipo di Um, attività uh, fu er ulteriormente rielaborata in un lunghissimo capo di imputazione al quale dovremmo rispettare, tutti questi documenti sono messi insieme e poi si conclude con la fase finale della, della radiocronaca in cui si dice che alla fine per tre voti il partito radicale sconfisse la, la richiesta russa. È un, non vuole essere un libro di storia, non vuole essere un manuale di lobby, non vuole essere delle vere e proprie memorie, ma magari a tutte queste cose messe insieme, uh, si intitola Operazione Idigoff, lo ha pubblicato Reality Book, stiamo correggendo qualche piccolo passaggio e presto speriamo di poterne fare un ebook, ma presto spero anche di poter raccontare in maniera un po' più strutturata anche altre cose relative alle, alle attività anche che ci hanno fatto incrociare Antonio Russo in giro per il mondo, perché credo che vada ricordato che cosa è stato per molti anni il Partito Radicale e soprattutto che cosa è riuscito a far suscitare a livello internazionale cosa che non tutte le organizzazioni non governative possono vantare di aver fatto. Un'ultima cosa al volo, visto, volevo soprassedere ma questa ultima chiusa mi ha richiamato questo Partito Radicale ha detto che ha, fatto, che ha fatto quindi ne parliamo in qualche modo in passato l'influenza oggi a livello internazionale come attività di lobby intellettuale, culturale, diplomatica del partito radicale mi sembra notevolmente diminuita rispetto a quei tempi Beh, una riflessione su questo secondo me andrebbe fatta non so quanto tempo si possa occorra sì, il partito radicale da... Dà... 5 o 6 anni anche all'interno delle Nazioni Unite ha molto rallentato le proprie attività questo non vuol dire che i radicali non siano più stati presenti all'interno dell'ONU, il partito radicale ha comunque consentito garantito una, quello che ha fatto in Italia da sempre cioè una funzione di servizio cioè ha messo a disposizione degli altri il proprio, chiamiamolo seggio anche se è vero e proprio seggio non è Insomma, diritto di tribuna perché potessero essere avanzate delle denunce specifiche di violazione dei diritti umani di qualsiasi tipo genere specie a quello che è diventato il Consiglio per i diritti umani, ma anche al forum dei popoli indigeni, per esempio. Certo, non avendo più uh, una dirigenza che includa anche non italiani. Non avendo più uffici in giro per il mondo, neanche più quello che era a New York, è chiaro che tutto è molto più difficile. Purtroppo, poi, le decisioni che sono state prese all'ultimo congresso mi pare che non vadano necessariamente nel rilancio della struttura o dell'organizzazione o del soggetto politico transnazionale e forse anche transpartito. È stato dato un obiettivo ambizioso di 3.000 iscritti. Non credo che la sospensione dello statuto possa aiutare a trovare 3.000 iscritti. Io, comunque, sono il primo che sarebbe contento di sbagliarsi nell'analisi. La mia analisi oggi dice che purtroppo quel Partito Radicale non esiste più. Spero, però, che il Partito Radicale, che continua ad agire in particolare in Italia, possa portare a casa gli obiettivi che si è posto: in primis, questo della riforma della giustizia, o se non altro dell'applicazione delle norme che ci sono ma anche del mantenimento di alcune promesse che la politica italiana, in particolare anche questa della diciassettesima legislatura, ha fatto diciamo pannella in vita e, e con l'arrivo del nuovo Papa relativamente o a dei provvedimenti di clemenza o se non altro una grande attenzione anche a seguito dell'adozione della sentenza Torrigiani contro la nostra situazione eh, penitenziaria dichiarata al di fuori della Convenzione europea dei diritti umani dopodiché però ecco diciamo, tutta la parte transnazionale di obiettivi globali mi pare che non sia più al centro delle preoccupazioni dell'attuale dirigenza. Ringraziamo Marco Perduga.